Senta, perché questo dono alla città di Crotone? Circa un anno fa è venuto questo signore a cercarmi. Questo signore è il figlio di un caduto nostro in Russia, Macri Giuseppe. Lui è Macri Antonio. E mi aveva chiesto se potevo intervenire su un monumento che erano 7 anni che aveva presentato la domanda ed era ferma. Non c'erano possibilità di farlo. Gli ho detto sicuramente che potevo aiutarlo, ma non ero sicuro di poterlo fare il monumento. L'ho portato nella 4ª Commissione Cultura con una lettera di richiesta del presidente avvocato Fabrizio Meo, che subito l'ha preso in carico e l'ha portato in commissione. In commissione hanno votato tutti a favore e poi l'hanno presentato in consiglio. Il consiglio ha votato tutto il consiglio a favore e abbiamo iniziato per questo monumento. Non avevamo i soldi per quest'opera perché dovevamo fare un monumento come abbiamo fatto gli altri. Ma trovando il nostro benefattore, il cavaliere Massimiliano Baffa, siamo riusciti a realizzare tutto a spese sue. Perché è stata scelta via Scalise? Perché con l'avvocato Meo, Fabrizio Meo, abbiamo fatto, si vede un triangolo. Questo monumento, il monumento a Claudio Crea e il monumento delle foibe, è un triangolo preciso. Ecco, io sono felice per questa giornata, per questo evento che ho sognato da tanti tanti anni. Finalmente abbiamo realizzato questo monumento dedicato ai caduti di Russia, di tutti i caduti in Russia, però specificatamente in quelli di Crotone, che sono 15 nominativi, tra cui mio padre Macri Giuseppe. Ecco, l'ho voluto fortemente e ci siamo riusciti con la tenacia e con l'aiuto innanzitutto dell'avvocato Fabrizio Meo, che ha portato avanti la situazione burocratica, diciamo, per le autorizzazioni al comune, aiutata, collaborata anche dalla consigliera Marisa Cavallo. Ecco, inoltre in prima persona l'associazione ANIOC, nella persona del presidente cavaliere Crea, e in ultimo, ma non ultimo, ma dovrebbe essere il primo, perché ha realizzato tutta l'opera, compreso la rotonda che era in condizioni pessime, quindi rifatta nuova oltre al monumento in modo completamente gratuito, dell'impresa Massimiliano Baffa, che ringrazio pubblicamente. Caduti in Russia, che oggi finalmente avranno un luogo.